Fondo le risorse per rinascere. E l'inaugurazione verrà fatta da Elise Bilancioni dell'Emporio. Sì, buonasera a tutti, benvenuti, ben arrivati anche da molto lontano, i nostri stendisti vengono veramente dalle parti più disparate d'Italia e sono molto onorata di fare questo discorso, oltre che emozionata, perché ho condiviso il percorso di organizzazione di questa fiera con un gruppo veramente bellissimo di persone tutte volontarie che con le loro capacità, con il loro impegno sono riusciti a rendere questo evento la bella cosa che è, e quindi sicuramente il gruppo organizzatore insomma merita veramente un pensiero e un grande grazie. Insieme a questo gruppo c'è anche tutto il gruppo delle associazioni, molte associazioni della città che come tante altre persone dal basso cercano di camminare insieme verso un obiettivo che in questo caso è l'ecosostenibilità, però ecco, ognuno porta il suo contributo per cercare di migliorare un po' questa società. Nel gruppo includiamo anche tutti i produttori, perché pur non avendo partecipato all'organizzazione sono presenti con le loro difficoltà, con il loro cercare di lavorare in modo etico, in modo sostenibile, con l'attenzione all'uomo e l'attenzione all'ambiente, e questo è molto difficile. Quindi un grazie anche a tutti i produttori e tutti coloro che promuovono le loro attività di ecosostenibilità, con tanta speranza, mi viene da dire. E la speranza è un po' inclusa in questo tema delle risorse, queste risorse che a volte ci aspettiamo arrivino da chissà dove, ci aspettiamo un input da fuori per trovare il modo di partecipare, e invece credo che ognuno di noi si debba sentire risorsa, si debba sentire la responsabilità di cambiare un pochino le cose, di partecipare, di costruire relazioni in modo che proprio tutti insieme, pur ognuno dal suo piccolo punto di vista, riusciamo a camminare verso un cambiamento e verso l'ecosostenibilità. Grazie Elisa. Come tutti gli anni sono tre gli enti locali che ci sostengono: l'Assemblea Legislativa delle Marche, la provincia di Pieferrobino e il comune di Fano. Quindi sentiamo appunto il saluto dei due assessori qua presenti, chiedendo come sempre che la partecipazione e la presenza alla fiera non sia semplicemente un evento sporadico, ovviamente, ma richiediamo politiche coerenti poi evidentemente per il resto dell'anno. Allora, comincerei con l'assessore Porto della provincia di Pieferrobino. Le politiche coerenti sono una bella sfida, più forse anche più della sfida verso la sostenibilità. A me piace dire questo, lo dico ogni anno, perché ogni anno è un anno in più che segna dei passaggi concreti verso questo obiettivo della sostenibilità. Io mi ricordo, da prima di fare l'amministratore, mi occupavo di politiche per lo sviluppo locale e la sostenibilità, diciamo da tecnico, quindi indicatori, procedure, piani d'azione. Tutto nasce da Rio de Janeiro ormai 20 e più anni fa, e tutte le procedure che io ho visto applicate nelle varie politiche, quelle industriali, la dematerializzazione dei cicli produttivi, quindi la riduzione per unità di prodotto dell'energia, tutta una serie di procedure pubbliche per monitorare gli acquisti verdi, le cosiddette politiche per il Green Public Procurement, tutta una serie di azioni che in teoria dovrebbero portarci verso appunto gli obiettivi, i macro obiettivi della sostenibilità dello sviluppo, a mio parere falliscono nel momento in cui non c'è un'azione dal basso, hai detto tu, ma di popolo, di coloro che in realtà fanno le scelte, e le scelte si fanno al consumo, il consumo di prodotti alimentari come il consumo di metalli, acciaio e altri materiali, come il consumo di pezzi di pianeta, no? Quindi indicatori per misurarlo, impronta ecologica, tutta una serie di indicatori, ma alla fine quello che arriva è sono le iniziative tipo questa, che da piccolo mercatino di due produttori biologici, un produttore di scarpe in modo naturale, diventano fiera.
Quindi per me il fatto che voi abbiate realizzato, coniato e avuto il coraggio di portare avanti qui a Fano come gruppo, insomma ci conosciamo da un pezzo, la fiera è il segnale che qualcosa è penetrato dentro la nostra comunità. Noi che facciamo? Abbiamo provato come provincia di Pesaro Urbino ad inserire il concetto di sostenibilità dello sviluppo dentro il piano strategico della provincia, utilizzando degli indicatori che non sono solo il PIL, il prodotto interno lordo, ma il benessere sostenibile, indicatori mappati e monitorati in un anno e mezzo dall'Istat. Abbiamo fatto un rapporto pilota a livello nazionale insieme all'Ocse, facendo dei sovraccampionamenti rispetto alle 12, ai 12 sistemi di sviluppo locale, occupazione e lavoro della nostra provincia, e quindi da quelli poi vorremmo costruire le politiche per i fondi comunitari Europa 2020. E non annoio la platea perché immagino che dopo un po', appunto dopo 20 minuti, 10 minuti di interventi non sia più sostenibili dal punto di vista della comunicazione. Volevo solo rispondere alle domande. Faccio solo un grande augurio a tutti i produttori, tutti gli intervenuti, invitando i cittadini ad acquistare i loro prodotti, però, perché sennò la fiera non funziona e loro magari l'anno dopo non tornano. Quindi lo stimolo è ad essere coerenti tutti, perché non basta come dire, separare quattro rifiuti in casa per sentirsi a posto con la coscienza nei confronti del pianeta, bisogna che diventi uno stile di vita. Grazie. Da tempo diciamo che l'impegno degli stili di vita è fondamentale, no? Ognuno di noi può dare il suo contributo, però evidentemente non basta. Quello è il primo passaggio, che poi va coniugato con l'impegno politico, evidentemente, sia a livello di cittadinanza e comunità territoriale, e qui gli enti locali possono fare tantissimo, sia poi a livello evidentemente di politiche europee e addirittura internazionali. Quindi deve essere uno sforzo chiaramente condiviso appunto da un'intera comunità. E fra l'altro la provincia di Pesaro Urbino sabato mattina, quindi domani, organizzerà proprio quello che diceva l'assessore, un incontro con alcuni sindaci della provincia per ragionare insieme sulle potenzialità europee rispetto soprattutto alla sostenibilità energetica. La parola all'assessore Ferfilippi, che ugualmente, malgrado le crisi insomma varie, comunque è sempre gentile nel darci un contributo. Sì, grazie Davide, buonasera a tutti quanti. Sono molto contento di essere qua in rappresentanza dell'amministrazione, perché la fiera della sostenibilità è cresciuta tantissimo in questi anni. Mi ricordo 3 anni fa, quando sono arrivato, dove eravamo in piazza Amiani e tra virgolette un po' stretti. Finalmente quest'anno siamo riusciti a estenderci e essere qua in uno dei posti più belli che abbiamo nella nostra città, il Pincio. Bisogna arricchirlo con queste iniziative, perché lo fa crescere veramente. Io vedo uno spazio pubblico riqualificato attraverso queste iniziative. E la fiera ogni anno riesce a trovare dei temi innovativi, e veramente anche il tema di quest'anno, le risorse, è un tema attuale che guarda il futuro. Io credo, e l'ho annunciato in conferenza stampa, che i temi che verranno affrontati dovranno essere dei temi che gli amministratori locali devono portare avanti nelle proprie città. Ho annunciato che anche l'amministrazione comunale nel prossimo mese dovrà portare avanti un modello di smart city, dove guarda cioè intende la città in modo più intelligente. Smart city, parliamo di economia, mobilità, salute, tanti servizi, tante diciamo attività che nell'ordinaria amministrazione di tutti i giorni i cittadini praticano, ma in modo più diverso, e aggiungo io in modo più sostenibile rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. Un'ultima cosa, mi fa molto piacere innanzitutto che parta dalla base, dalle associazioni della nostra città, dalle cooperative più attente al sociale, e che all'interno dell'organizzazione ci siano tanti giovani e donne. È il valore in più che la Fiera della Sostenibilità ha. E cito solamente un'iniziativa che è domenica mattina, dove la cooperativa Gerico insieme ai ragazzi della quinta B della scuola dell'ITC Battisti ha organizzato una caccia al tesoro, caccia al cuore,
coinvolgendo i giovani, avvicinandoli a un'associazione molto importante della nostra città, quale è l'AVIS, i donatori di sangue. Non c'è solo questo, perché anche la consulta dei giovani ha posto l'attenzione sul Pincio e su questa iniziativa, e i giovani sono protagonisti di questa fiera. Quindi in bocca al lupo, grazie a tutti quanti e benvenuti alla Fiera della Sostenibilità. Allora, ne approfittiamo subito, Assessore, per invitarla al convegno domenica pomeriggio. Farà un convegno, diciamo, gestito in particolare dalla Federazione Argonauta, dove credo che si evidenzieranno alcune criticità, no, rispetto alla gestione anche locale sulla cosiddetta cittadella. Noi ci aspettiamo molto dal comune, evidentemente, no? Quindi vi chiediamo anche di ascoltare, proprio perché parliamo di base, di partecipazione, di associazionismo, quelle che sono poi le proposte da chi il territorio poi lo vive veramente come impegno civico pluriennale. Enrico. Sì, io rappresento l'associazione Argonauta, che volentieri offre le sue strutture, le sue competenze per portare avanti questa iniziativa che ormai è giunta alla 8ª edizione. Quindi sentiamo in buona compagnia, perché da qualche anno abbiamo visto che altre associazioni si stanno impegnando molto per fare queste operazioni anche difficili. Aggiungo un'altra cosa. Spesso quando si organizzano dal basso queste iniziative non tutto fila liscio, non siamo dei professionisti, qualche cosa va storta, quindi bisogna rimediare e ci vuole una risorsa importante, la pazienza, oltre alle capacità di adattarsi alle condizioni che cambiano. Quindi ringrazio Davide per aver fatto cenno all'iniziativa che è in programma domenica pomeriggio, quando si parlerà di due temi in particolare. Diciamo, uno è il verde pubblico, l'esigenza della città di avere degli spazi dove le persone si possano incontrare, parlare, eccetera. E l'altra è quello della mobilità. A proposito, ricordo che domani mattina, a partire dalle 9, proprio in questo spazio ci sarà un'iniziativa a cura di un'altra delle associazioni ambientalistiche, che è Forbici. Tutti quelli che verranno, molti di quelli che verranno a partire dalle 9 in centro in bicicletta avranno un piccolo grazioso omaggio, un cioccolatino. Quindi è il contributo che dà ognuno a rendere più piacevole lo spostarsi verso il centro della città. È anche segnale dell'esigenza di cambiare certe abitudini. In centro storico si cammina, si passeggia, se è indispensabile ci si arriva con i mezzi a motore, ma gradualmente occorre avere uno spazio che ritorni ad essere quello che era una volta, lo spazio sociale per eccellenza. Buon divertimento a tutti. I cioccolatini non saranno della Nestlé, ma faranno cioccolatini che non fanno Nestlé, appunto. Elisa, allora, un saluto finale e un invito a partecipare. Sì, abbiamo già visto molte persone che sono curiose, che girano, che guardano gli stand, quindi mi raccomando, spargete la voce, invitate tutti, perché veramente quest'anno la fiera è ricca di produttori, anche di visitatori, e questa è l'occasione. Soprattutto i workshop sono, quest'anno abbiamo questa nuova modalità che non è il convegno ma è il workshop, quindi riusciamo insieme a lavorare, a prendere le idee di chiunque voglia esprimersi, perché questa è la ricchezza e questa è una ricchezza. Risorsa che saranno lassù, quindi al piano superiore abbiamo questi laboratori, e riusciremo insieme a discutere di temi importanti, insomma, quindi accorrete numerosi. Bene, a cominciare dal workshop che comincia alle 18, e dove affronteremo la tematica degli stili di vita. Noi speriamo che da questi incontri arrivino delle proposte concrete che poi evidentemente ci faremo carico di girare ai due assessori oggi presenti. Grazie a tutte, grazie a tutti e buon divertimento per questi 3 giorni di splendida edizione di fiera.